però ci sembra giusto perché noi lo facciamo quasi sempre, nei nostri due precedenti incontri di formazione l'abbiamo sempre fatto, siamo partiti da questa che è la nostra, il nostro accordo di convivenza, no? Il patto fondamentale, la carta che racchiude i nostri principi di organizzazione sociale, è proprio il nostro patto di convivenza. La Corte della Costituzione della Repubblica la Costituzione della Repubblica è la carta che racchiude i principi fondamentali della nostra convivenza. Quello che noi però oggi vi proponiamo è una lettura che non sia ordinaria e che non sia forse neanche noiosa. Quello che vi proponiamo è un modo diverso di parlare di Costituzione tra di noi e un modo per proporlo magari anche ai ragazzi, ai interlocutori che sono i vostri alunni o i vostri figli o i vostri compagni e i vostri amici. Allora, per noi la Costituzione oggi è un gioco. Quello che pensiamo, che abbiamo pensato, che forse è un gioco, una caccia al tesoro. Una caccia al tesoro o un gioco dell'oca. Pensavamo a una caccia al tesoro perché forse quello che vorremmo proporvi oggi è di andare a cercare dei piccoli tesori nelle espressioni, nelle parole, nelle frasi, nei concetti che già di per sé sono preziosissimi, sono già dei gioielli perché ne abbiamo avuto modo di parlare altre volte, la Costituzione è ricca di concetti meravigliosi e anche di frasi, espressioni e testi splendidi. Quello che noi vi proponiamo è di cercare dei tesori nascosti, magari delle parole un pochino meno scontate, che possano stimolare delle riflessioni sulla nostra convivenza. Oppure l'altro gioco che vi suggeriamo è quello del gioco dell'oca. Partiamo da una casella e poi subito da questa magari portiamoci in un'altra casella, che può essere o un altro articolo della Costituzione, oppure può essere un concetto, un'esperienza di vita, un libro, un film, che sta nella nostra vita fuori da questa carta e che ci ricorda qualcosa che questa carta ci vuole suggerire. Quindi partiamo dalla nostra prima traccia, che è la nostra casella del via, del nostro gioco dell'oca, che è naturalmente l'articolo 1 della Costituzione della L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora, questo articolo sono sicura l'abbiamo sentito tutti, lo conosciamo tutti. E già anche che nella lettura immediata che ne diamo, le parole che saltano agli occhi quali sono? Repubblica, lavoro, io penso che siano questi, il tesoro nascosto sul quale noi oggi per un attimo cerchiamo di raccogliere la vostra attenzione e poi c'è un'altra parola, la parola limite. Probabilmente non va, noi andiamo avanti lo stesso. Forse, ecco, che cos'è la Costituzione? Per spiegare perché la parola limiti nella nostra lettura è un piccolo tesoro, ricordiamo concetti che sono espressi dai costituzionalisti del nostro paese e in particolare da Leoni, la Presidente emerito della Corte Costituzionale e che penso tutti abbiamo sentito. La Costituzione racchiude, come abbiamo detto, le leggi che regolano i fondamenti di un'organizzazione sociale e politica. Sappiamo anche, voi lo sapete sicuramente meglio di me, che le Costituzioni nascono storicamente come limite, come carte fondamentali che pongono dei diritti che possano essere un limite ai poteri assoluti. Quindi stabiliscono e fondano dei diritti fondamentali, inizialmente dei sudditi rispetto ai poteri sovrani e poi dei cittadini nei confronti della giurisdizione. Nella sua evoluzione tra gli stati assoluti e gli stati repubblicani, la Costituzione diventa naturalmente la legge che disciplina le forme di organizzazione e di distribuzione del potere, quindi gli organi costituzionali, il funzionamento delle istituzioni, che sancisce la divisione dei poteri, quindi una distribuzione del potere tra più enti e quindi un equilibrio tra gli enti che esercitano il potere, ma anche qualcos'altro pone dei limiti. I limiti che nascono nelle Costituzioni degli Stati con poteri assoluti permangono anche nelle Costituzioni repubblicane, perché l'articolo 1 ci dice che l'Italia è una repubblica democratica, nel suo primo comma, nel suo secondo comma ci dice che la sovranità appartiene al popolo e l'esercita con i limiti.
Costituzione, perché anche dove, ci dice Mina, anche dove si attua chiaramente il principio democratico e dunque la sovranità appartiene al popolo, come nella, nella nostra Repubblica, il patto costituzionale è un patto tra titolari del potere, che è il popolo, e il potere sovrano, e ha un compito di limite al potere sovrano. Questo significa distribuire il potere secondo condizioni e limiti. La Costituzione nasce per regolare le forme di esercizio del diritto del potere attribuito al popolo, ma anche e ancor prima per fissare i confini di questo potere. Il principio, secondo noi, il piccolo tesoro che c'è in questa parola, in questo articolo, che il valore della sovranità popolare, anche in uno Stato democratico, non è più l'unico valore. Il valore e il potere della maggioranza non è l'unico valore che esiste in uno Stato democratico. Il potere assoluto non esiste e il valore della sovranità popolare non assorbe ogni altro valore o diritto esistente in un'organizzazione sociale. Anche il popolo sovrano non può e non deve diventare un sovrano assoluto. Da questa prima traccia, dalla nostra casella del via, noi passiamo al secondo articolo della Costituzione italiana. Anzi no, il secondo articolo da noi oggi scelto nella Costituzione italiana, che è la nostra seconda traccia. È l'articolo 3. Penso che sia forse il più conosciuto di tutti gli articoli. Veramente penso che questo venga memorizzato dai bambini fin dalle scuole elementari. È l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Anche qui pensiamo ci sia un piccolo tesoro nascosto. Questo è sicuramente l'articolo che tutti noi conosciamo perché esprime il principio di uguaglianza, è il più noto, dicevo, e devo dire che anche il più usato. La Corte Costituzionale è l'articolo che usa di più per valutare l'aderenza delle leggi dello Stato ai principi della Costituzione. Però quello che noi riteniamo il piccolo tesoro nascosto in questo articolo non è la parola uguaglianza, sulla quale tutti abbiamo sempre riflettuto, ma è la parola dignità. Ecco, dignità, iniziamo da adesso a chiederci il significato di queste parole e molto più di questi concetti. E su questo abbiamo rubato, o meglio raccolto, lo stimolo di una riflessione che ha posto Zagrebeschi qualche settimana fa su un articolo pubblicato dalla Repubblica e comunque da molti anni nei suoi scritti. Riflettiamo sul significato dei concetti astratti, che naturalmente cambia dal punto di vista da cui lo prendiamo. E allora prendiamo una parola difficile come quella di dignità, di facile comprensione. E allora chiediamoci cos'è la dignità. Ritengo io che sia la base di ogni relazione umana. E prima ancora che di ogni convivenza sociale, quindi il nostro patto di convivenza, di ogni relazione umana, e possiamo definirlo, secondo le parole di Dario Reschi, come l'universale diritto al rispetto. L'articolo 3 ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità. Ci dice anche qualcosa di più, perché cittadini già è un livello alto di identità. Cittadino è chi è titolare di diritti politici e sociali. Cittadino è già una persona che ha un'appartenenza, una identità in una comunità sociale, che può dire io ho dei diritti, magari può essere sopraffatto, magari può vedere i propri diritti non riconosciuti, però è un cittadino che ha dei diritti. L'articolo 3 della Costituzione ci dice qualcosa di più. Questo diritto universale al rispetto noi dobbiamo riconoscerlo a chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione politica. Condizioni personali e sociali. È un diritto universale al rispetto che spetta a qualunque persona umana, anche a chi i diritti umani non ce li ha, anche ai soggetti privati dei diritti umani, anche ai milioni di anonimi che sono su questo pianeta e che girano, migrano su questo pianeta. Da qualche anno io in Zambia li chiamiamo le minuscole che esistono qui nel nostro Stato, qui nella nostra comunità, qui accanto a noi, che non hanno accesso alle ricchezze, che non hanno accesso all'esercizio effettivo dei diritti politici o dei diritti sociali, ma anche le persone che un po' più lontane da noi o arrivano qui da luoghi un po' più lontani e che questi diritti non ce li hanno. Sono gli anonimi della terra che sulla terra si spostano.
Cercavamo le parole di qualcuno di queste persone, perché volevamo usare le loro parole. Abbiamo trovato delle parole molto belle, sono anche parole molto semplici, però ci esprimono dei sentimenti molto forti. Le parole sono di una ragazza somala, si chiama Barzan Shire, è una poetessa, e la voce è la chiedo a Elisabetta Morosini, se ce la fa. Che veramente mi trovo in difficoltà perché non è una minuscola ma è una grande e secondo me comunque dice così: casa, nessuno lascia la propria casa a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo. Verso il confine ci corri solo quando vedi la città correre, i tuoi vicini che corrono più veloce di te, il fiato insanguinato nelle loro mani, il tuo ex compagno di classe che ti ha baciato fino a farti girare la testa dentro la fabbrica di lattine, ora tiene nelle mani una pistola più grande del suo corpo. Lasci casa tua quando è proprio vero che vuoi farti distarci. Nessuno lascia casa sua, nemmeno se è proprio lei a scacciarlo. Fuoco sotto i piedi, sangue che ti bolle in pancia. Non avresti mai pensato di farlo, fin quando la lama non ti macchia di minacce incandescenti, il collo. E nonostante tutto continua a portare il mio nazionale sotto un respiro, soltanto dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto, singhiozzando a un boccone di carta, ti è risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornato. Dovete capire che nessuno mette sui fili su una barca, a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno va a bruciarsi i palmi sotto i treni, sotto gli aeroni, nessuno passa giorni e notte nel mentre di un cane, non trende sui giornali, a meno che le lingue percorse non significhino più di un qualsiasi legge. Nessuno striscia sotto i recinti, nessuno vuole essere picchiato, commiserato, nessuno sceglie i campi profughi per posizioni a lungo rispetto del corpo pieno di dolore. O il carcere, perché il carcere è più sicuro di una città chiara, è un secondino della notte e meglio di un carico di uomini che assomigliano a mio padre. Nessuno ce la può fare, nessuno lo può sopportare, nessuna pelle può resistere a me. Andatevene a casa, neri, rifugiati, sporchi, immigrati, richiedenti asilo che prosciugano il nostro paese, negri con le mani aperte, hanno un odore strano, selvaggio, hanno distrutto il loro paese e ora vogliono distruggere il nostro. Le parole, gli sguardi storti, come fate a toglierle di dosso? Forse perché il colpo è meno duro che un altro vento, o le parole sono più deboli di 14 uomini tra le cosce, o gli insulti sono più facili di mandare giù che le macerie, che le ossa, che il corpo di tuo figlio che fa presa. A casa ci voglio tornare, ma a casa mia sono le mandibole di uno scuolo. Casa mia è canna di un fucile e a nessuno avrebbe voglia di lasciare la propria casa, a meno che non sia stata lei a inseguirmi fino all'ultima sponda. A meno che casa tua non ti abbia detto a fretta e pace, un passo, lascia i panni dietro, striscia nel deserto, sguazza negli oceani, annega, salva, fatti fare, chiedi l'elemosina, dimentica la tua dignità, la tua sopravvivenza più importante. Nessuno lascia casa sua, se non vanno essa diventa una voce sulla pelliccia. E ti mormora nell'orecchio, ma scappatene da me adesso, non so cosa dovessi diventare, ma so che qualsiasi altro posto è più sicuro che tu. Parole bellissime come libertà, diritto, uguaglianza,
hanno per noi e hanno per loro, per chi non è nei nostri panni, andiamo avanti con un'altra parola importantissima e saltiamo alla casella dell'articolo 13. L'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di intenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. La parola che tutti conosciamo è il concetto al quale tutti colleghiamo l'articolo 13, è quello della libertà personale. Noi oggi, e non solo per la nostra storia, per la nostra professione, vorremmo un attimo riflettere invece sull'autorità giudiziaria. E anche in questo caso lo facciamo ricorrendo all'esperienza e alle parole di qualcun altro. Quindi saltiamo in un'altra casella, che è un libro meraviglioso, si chiama Fine Pena Ora, che è scritto da un magistrato. Ce ne parla Elisabetta. Una parola solo su questo libro, che vi abbiamo portato quasi in copia anche da regalare, poi ce ne abbiamo più per voi. Se vuole, ed è bello perché è un altro di quei tasselli che si intrecciano, perché questo libro è stato scelto da degli alunni lettori come finale del premio letterario, un premio che si tiene a fare, che è organizzato dall'associazione letteraria. Insegnanti, leggono i libri e poi scelgono i livelli finali, eccetera. E è Alberto Fassone che ha scritto il magistrato ed è arrivato in finale al premio letteraria, e quindi ci abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, noi lo conosciamo di nome, veramente è un grandissimo magistrato, con una sensibilità e una capacità narrativa veramente superiore alla media, tanto che è riuscito a colpire dei ragazzi che sono abbastanza lontani dalle tematiche di fine pena ora. Che cosa succede in questo libro che ci dice Fassone? È bello l'inizio, perché dice che questa vicenda ha un particolare che la prende la differenza dagli altri. All'inizio della storia c'è qualcosa che l'ha messa in moto. Qualcuno che ha pronunciato la condanna del detenuto che viene chiamato Salvatore in fantasia all'ergastolo, che ha spalancato i cancelli destinati a rinchiuderlo per sempre. Ebbene, l'uomo che ha segnato la vita di Salvatore e che in qualche misura lo ha accompagnato per 26 anni, sono io. Perché l'ha accompagnato per 26 anni? Perché dopo che ha pronunciato l'ergastolo di Salvatore e di altre 18 persone che la Corte d'Assise di Torino condanna per vari omicidi e per l'appartenenza alla criminalità organizzata, in particolare di Salvatore e della mafia catanese, lui, il magistrato, comunque viene in qualche modo colpito dalla figura di Salvatore, anche dall'idea che l'ha messo in carcere per sempre, che dalla legge non uscirà più, perché i condannati per mafia non hanno nessuno di quei privilegi, di quei premi che vengono riconosciuti normalmente, neanche la riduzione della pena, anche la libertà anticipata per dopo 26 anni. E quindi non riesce a dormire la notte e pensa alle parole che una volta Salvatore, in un incontro che facevano con i detenuti, gli aveva detto, cioè se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia, e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l'avvocato ed ero pure bravo. Quindi c'è questa sorta di scambio di posizioni, di noi che possiamo essere loro, di loro che possono essere noi, e di momenti di riflessione che un pochino ci mettono in crisi, che in effetti quella sera hanno messo in crisi Fassone, che non riusciva a dormire, e poi a un certo punto si è deciso, cioè io gli scrivo, e comincia questa epistolare lunghissima, durata 26 anni, tra il magistrato e il detenuto, dove il detenuto gli racconta la sua storia. Il libro è la rappresentazione di questo epistolario ed è bellissimo, abbiamo momenti toccanti, è veramente interessante. Finisce perché finiscono di scrivere, perché nell'ultima lettera Salvatore dice al magistrato: ne ho fatta una delle mie, ho provato ad ammazzarmi. Poi in realtà non riesce ad ammazzarsi, di cui il titolo viene appena ora, perché ammazzandosi in carcere sostanzialmente fa concludere la sua pena.
questo stesso concetto dello scambio dei ruoli, quindi di io che posso essere qualcun altro a seconda del ruolo, del momento in cui nasco, della condizione storica, sociale in cui mi trovo a vivere, è bella sia perché vale sia rispetto a un'altra persona, sia rispetto a noi stessi, che possiamo poi diventare altri. E infatti il libro è molto incentrato su questo concetto, che la persona che era Salvatore a 27 anni, che aveva ammazzato tante persone, per il quale aveva preso la piastra, non è Salvatore dopo 20 anni e dopo 26 anni. Dice, questo è nessun individuo, noi compresi, è uguale a quello che era 20 o 30 anni fa. E Salvatore fa tutte le cose che fa per cercare qualche volta un senso alla sua dedizione, la scuola di cucina, il giardinaggio, prende il diploma della scuola elementare, poi della scuola media, e si diletta anche di poesia, perché all'inizio non sa scrivere, ci sono tutte le sue lettere che non sono praticate, poi piano piano impara a scrivere e scrive anche dei libri, delle poesie. Una di queste è bella perché rende proprio questa idea dello scambio. Perdonate i miei grandi, perdonate i poveri e i grandi, se sapeste che fine è riconoscere, d'essere qualche volta uno di voi, ma qualche volta lo sapete siete, allora uno di me. Questo è la stessa cosa. Saltiamo un'altra casella del nostro gioco e arriviamo all'articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Avevamo pensato a un'altra casella, devo dire, quando preparavamo questo incontro. Poi c'è stata questa settimana drammatica per le Marche e allora abbiamo pensato di invitarvi a fare un salto in un'altra casella, e quindi questa volta non è un libro, non è una poesia, non è un film, vi chiediamo di andare fuori, soprattutto chi viene fuori dalle Marche, chi arriva da fuori. Se ne avete il tempo e soprattutto, ecco, se ne avete l'occasione, uscite e andate a vedere il nostro paesaggio delle Marche. Questa casella è appunto un piccolo omaggio al nostro paesaggio ferito, perché come dice oggi un articolo che è pubblicato su Repubblica, le Marche sono il cuore dell'Italia. Forse ogni regione lo pensa della propria appartenenza, del proprio luogo, della propria identità, però le Marche sono un paese, un posto veramente unico e stupendo, innanzitutto sconosciuto, però ha questo distillato d'Italia, all'Appennino, al mare, alle colline che si affacciano sul mare, hanno le colline azzurre dei paesaggi di Raffaello, perché se arrivate fino a Urbino potrete vedere i paesaggi di Raffaello con dietro le sue colline azzurre. Hanno l'Arco di Augusto, hanno il Pincio, lo sapete che qui c'è il Pincio, c'è una collinetta con un pino che si chiama Pincio, perché lì arriva la via Flaminia che parte dal Pincio di Roma, e qui a Fano appunto arriva la Flaminia che doveva unire Roma imperiale all'Adriatico. Da qui poi continua nella Flaminia bis, che si fecero sempre i romani, per collegarlo alla via Emilia. Le Marche è questo, è veramente il cuore dell'Italia, nel senso che è il centro di questo paese, lo collega come identità a molti posti, a molte altre identità, ed è, io penso, un paesaggio veramente meraviglioso. Quindi questa casella dell'articolo 9, completatela con una casella che sta fuori. E poi arriviamo, perché adesso noi lo chiudiamo qui il nostro gioco, arriviamo all'ultima casella, l'articolo 139. Anche in questo non siamo originali, perché ci chiediamo, può essere cambiata la Costituzione? Allora, non possiamo ignorare che siamo in un momento politicamente molto forte. E allora vi volevo dare innanzitutto un dato tecnico, cioè la Costituzione naturalmente può essere cambiata. È la carta fondamentale, la più importante di tutte le leggi, è il nostro accordo di convivenza e può essere cambiato, perché ce lo dice anche la Costituzione, ce lo dice la Costituzione stessa. Nell'articolo 138 è prevista la procedura di revisione della Costituzione o di formazione di nuove leggi costituzionali. Trattandosi naturalmente di rivedere un patto di convivenza così fondamentale, sono poste delle procedure particolari, che sono delle procedure che servono a garantire da un lato una riflessione
espressione condivisa dell'eventuale modifica della Carta Costituzionale e poi una riflessione meditata. Tanto è vero che la procedura prevede che le leggi di revisione siano approvate con doppia seduta di ciascuna Camera, con maggioranza qualificata, cioè dei 2/3, e a distanza, dice l'articolo 138, di almeno 3 mesi da una elezione all'altra. Quando non si raggiunge una condivisione, una maggioranza dei 2/3 dei componenti della Camera, allora è sufficiente una maggioranza assoluta, come nel caso nel quale ci troviamo in questi mesi, ma allora questa maggioranza assoluta, siccome potrebbe non essere garanzia di una condivisione estesa al titolare del potere, che è il popolo, allora può essere completata da un referendum popolare, ed è quello al quale siamo chiamati il 4 di dicembre. Se il referendum popolare non approverà le modifiche già approvate dalla Camera, la legge di modifica costituzionale, pur già pubblicata, quindi già decisa dal Parlamento, non verrà promulgata, cioè non diventerà legge dello Stato. Questo per dire che la Costituzione prevede già di per sé che può essere cambiata. L'articolo 139 ci dice però una sola cosa, che non è possibile cambiare la forma repubblicana. La forma repubblicana dello Stato non è soggetta a revisione costituzionale. Nell'interpretazione della Corte Costituzionale ci sono anche altri principi che non possono essere cambiati e che sono i diritti inviolabili dell'uomo di cui parla l'articolo 2 e i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Ci siamo chiesti a Elisabetta se una nuova Costituzione è possibile e abbiamo visto che una nuova Costituzione è possibile. Non ci riferiamo però alla Costituzione della Repubblica Italiana, non ci riferiamo alla Costituzione di questo Stato, ma ci riferiamo a una Costituzione che abbiamo trovato in questo libro. Allora, mi viene da sorridere perché questo libro è l'esempio di come Vilda sia una ragazzina rispettosa. Perché Cobane Colling, che è un libro a fumetti di Zero Calcare, forse alcuni di voi lo conoscono, se non lo conoscono, noi comunque vi suggeriamo di leggerlo perché veramente... questo è un libro molto importante. In genere Zero Calcare è molto divertente, è divertente e anche importante, e dicevo, è un esempio di come sia rispettosa, perché noi tutti siamo convinti che Cobane Colling in questo libro sia nella villa, e poi andando a scorgere due nomi dei titoli dei libri della villa ci accorgiamo che non c'è, quindi non lo troverete nell'elenco della villa, ma sappiate che il comitato degli amanti dei libri aveva deciso di inserirlo, tanto è vero che nel nostro banchetto della villa là dietro lo trovate. È una blind track, no? Negli album ci sono le canzoni in fondo che non sono. Esatto. E il papà di Villa è più preoccupato di tutto, perché ogni volta che può mettere una piccola marachella lui si preoccupa e interviene per rimediare. Su Cobane Colling, Zero Calcare, l'autore di questa graphic novel, ci parla di uno Stato e ci racconta una Costituzione. Una nuova Costituzione, quindi noi non vi parliamo della revisione della Costituzione della Repubblica Italiana, ma di questa Costituzione che è stata pensata e scritta in uno Stato che si chiama Rojava, che io ho scoperto, vabbè, leggendo alcuni articoli e poi leggendo Cobane Colling, che sarebbe il Kurdistan siriano, ed è uno Stato che forse esiste, ma non ne siamo sicuri, che non sappiamo bene dove stia e non sapremo neanche quali confini ha. È uno Stato che esiste al momento soltanto perché ha una Costituzione. L'unica cosa di cui noi ora siamo sicuri è che esiste un patto fondativo, un accordo di coesistenza di questo Stato, che è fondato sul confederalismo democratico. Il confederalismo democratico del Sud Kurdistan non è un sistema di Stato, perché non solo non ha confini, non solo non ha una terra, ma non ha neanche un'organizzazione. È un sistema democratico di un popolo senza Stato, che prende il potere dal popolo e lo adotta per raggiungere un'autosufficienza in ogni campo comunitario economico. Questa è la Costituzione dello Stato Rojava, come ce la racconta Zero Calcare in Cobane Colling, e c'è la legge Elisabetta.
Sono presente a pagina così 117 di. Però è bello che noi, i popoli delle regioni autonome della Jawa, ci uniamo attraverso la carta in uno spirito di riconciliazione, pluralismo e partecipazione democratica per garantire a tutti di esercitare la propria libertà di espressione. Noi, il popolo, ci uniamo in una carta costituzionale. Non sappiamo se c'è una terra, non sappiamo se ci sono dei confini, non sappiamo se c'è un'organizzazione statale. Sappiamo che c'è un accordo di convivenza che naturalmente sancisce una identità culturale. E questa è l'ultima casella del nostro gioco, ma naturalmente era soltanto una proposta. Quello che noi vi chiediamo di fare è di continuare, se ne avete voglia, a voi a cercare i piccoli tesori nascosti, quelli un pochino oltre il titolo, oltre le apparenze che ci sono nella carta costituzionale, oppure di continuare voi questi collegamenti, perché è veramente una carta viva. Ecco, questo volevamo farvi capire, che per noi è una carta viva che noi troviamo qui scritta in una maniera meravigliosa, però che viviamo nella nostra vita, viviamo nei nostri incontri con chi non ce l'ha, viviamo nelle nostre discussioni per ricordarci che ci sono dei limiti all'esercizio del potere, anche quando questo potere è un potere assolutamente legittimo, perché c'è anche chi ha meno potere di noi, e questo è il principio del limite al potere sovrano, che c'è sempre qualcuno che ha meno potere di noi, e lo troviamo nella nostra meravigliosa Italia e lo troviamo nella nostra vita quotidiana. Quindi quello che noi vi chiediamo, se ne avete voglia, è di continuare col gioco nei vostri incontri, nelle vostre professioni, nel vostro lavoro naturalmente, e vi lasciamo, questi non sono libri, ecco, vi lasciamo innanzitutto, purtroppo sono solo poche copie, non sono in numero pari ai partecipanti, però siamo riusciti a portarvi solo questi, questi sono per voi, sono la Costituzione della Repubblica Italiana prima del 4 di dicembre, però forse no, vi devo dire anche una cosa, che tutto quello di cui abbiamo parlato, le nostre caselline naturalmente non sono assolutamente toccate dalla legge di revisione della Costituzione, perché i principi fondamentali non sono interessati dalla legge di riforma. Poi ci sono i quaderni di Simons, che sono i quaderni della Costituzione, che sono troppo divertenti e troppo carini, soprattutto per chi ama ancora scrivere, sono quaderni sui quali potete prendere i vostri appunti di vita quotidiana e in fondo trovate anche la Costituzione. E poi il libro di Elvio Bassone, Fine Cultura. Per noi questa era la proposta che volevamo farvi oggi.